Se nelle nostre città c'è una presenza che dà un po' la misura delle inefficienze della politica e delle amministrazioni, è sicuramente rappresentata dalle opere incompiute, lavori pubblici iniziati che magari sono andati avanti per un po', ma che non sono ancora terminate e in qualche caso non sono terminate davvero da decenni. L'esempio che vogliamo trattare è il caso emblematico del comune capoluogo di Frosinone, che rappresenta un po' la fisionomia di questi andamenti anche per le altre città delle province di Frosinone e di Latina. Si tratta di opere che non sono arrivate ancora per il momento a buon fine, non soltanto per responsabilità delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni, ma anche delle amministrazioni regionali. Lo stiamo per vedere. Tante volte l'amministrazione regionale ha partecipato attivamente a questi lavori che poi sono rimasti sospesi. Per questa ragione, appunto, con noi oggi a accompagnarci in questo viaggio nelle incompiute del capoluogo ciociaro ci saranno Anna Maria Tedeschi, ex consigliere regionale dell'Italia dei Valori nella scorsa amministrazione, e Fabio Tagliaferri, assessore ai lavori pubblici della invece amministrazione attuale del comune di Frosinone. Cominciamo il nostro viaggio da uno dei quartieri più popolosi di Frosinone, quello dei Cavoni, in cui era stata cominciata la lavorazione di un'opera che, per quello che abbiamo visto, è pressoché terminata, ma che ancora non è aperta perché mancano alcune cose e dà anche però l'idea di quale sia il genere di problemi che impedisce che queste opere, questi lavori pubblici, ma pubblici realmente, perché poi si rivolgono a una utilità collettiva, non vengano condotti a termine. Cominciamo a vedere qual è il primo caso tra quelli che abbiamo esaminato. Siamo ai Cavoni, questa qui è una struttura quasi terminata, non ancora aperta. Di che cosa si tratta? Qui ci sono circa 30 mini appartamenti, poi ci sono dei locali a piano terra da adibirsi a motivi sociali, scopi sociali. Per esempio? E centro sociale di quartiere, ci sono degli spazi che dovrebbero essere utilizzati proprio dal quartiere. Come abbiamo visto, c'è una casetta in legno che potrebbe essere sicuramente rimossa per poter entrare ed utilizzare questi locali, quindi tutto di proprietà comunale. E poi al primo piano ci sono tutte le strutture che servono proprio per le terapie, ma non solo di chi abiterà all'interno di questi mini appartamenti che sono perfettamente completati, ma servirà anche come punto di appoggio e per fare terapie a coloro i quali entrino nel circuito del socio-sanitario. Questi sono appartamenti che andrebbero venduti oppure assegnati dal comune? Assegnati a tipologie di utenze particolari, perché sono mini appartamenti e potrebbero anche servire per un travaso. Spesso anche le case che sono oggi dell'ATER, prima case popolari o IACP, noi troviamo magari persone sole che abitano in 100 metri. Questo potrebbe servire a liberare spazi più grandi e poter fornire ad una famiglia che magari è da anni in attesa di abitazioni e poter collocare più felicemente una persona magari sola all'interno di questi mini appartamenti. I lavori da quanto tempo sono fermi? I lavori sono fermi almeno da quello che mi costa, ancora ero assessore, quindi almeno 2 anni sono fermi. Apparentemente è terminata, che manca? L'immobile è terminato, mancano tutte le superfici esterne e qualcosa di completamento, di raccordo con la parte proprio più esterna del quartiere. Questo è il cosiddetto contratto di quartiere dei Cavoni, che contemplava 3 tipi di opere. Una già in uso e realizzata già da tempo, che è la scuola elementare. Questa che è una palazzina residenziale e socio-assistenziale, e in più una porzione di verde da realizzarsi all'interno del quartiere. Quanto è costata finora l'opera? Allora, l'opera nel suo complesso costava 12 milioni di euro, di cui 10 milioni era finanziato dal Ministero delle Infrastrutture. 12 milioni nel complesso, ma soltanto questa palazzina quanto costava? Adesso non riesco a ricordare assolutamente, direi sciocchezze, però insomma sono le opere più importanti, sono la scuola e questa, quindi diciamo circa il 50% era il costo di quest'opera. 6 milioni di euro. All'incirca, sì, poco meno sicuramente perché la scuola è molto più grande come struttura edilizia e quindi credo che abbia assorbito maggiori costi.
perché i lavori si sono fermati? Il Ministero delle Infrastrutture, che allora con il Ministro Di Pietro, era il governo Prodi, ha finanziato quest'opera, ha trasferito tutte le somme per la copertura di questo intervento. La Regione, a quanto pare, ha avuto difficoltà a trasferirle a noi. Quindi questi soldi del Comune per terminare quest'opera ci sarebbero, ma alla Regione, che non ve li ha dati? Sicuramente sì. Voi avete chiesto alla Regione i soldi che non erano arrivati? Sì, più volte abbiamo sollecitato. Che cosa vi hanno risposto? Non ci hanno risposto, nella norma non è che ci sia una risposta. Noi siamo anche arrivati in Regione a parlare con i responsabili del bilancio finanziario della Regione e dicevano di avere delle forti difficoltà e che avrebbero provveduto. Io direi di cominciare dalla fine. Anna Maria Tedeschi. Qui ci troviamo davanti a un caso emblematico, e cioè a quanto ci ha detto Sergio Paris, l'ex assessore ai lavori pubblici, che ci ha fatto un po' da cicerone in questo viaggio nelle incompiute, esperto in quanto amministratore proprio del ramo. Ci ha raccontato che il Ministero ha stanziato i fondi, li ha trasferiti alla Regione e dalla Regione a un certo punto non si sono più visti soldi. Ma com'è possibile? Davvero succede così? Perché? Non mi meraviglio di quello che è successo, e in effetti già l'ex assessore Paris ha dato anche in qualche modo la motivazione. Mi ha colpito molto l'ultima frase dove Paris ha detto: siamo arrivati anche a parlare con l'assessore che ci ha detto che non era possibile, che c'erano delle difficoltà. Siamo arrivati a parlare. Come dire, riuscire a parlare con l'assessore al bilancio della Regione Lazio è stata un'impresa immane. Io traduco, ma questo ho capito dalla frase di Paris. Perché è così difficile anche solo andare a parlare? La Regione, io l'ho vissuto ovviamente dai banchi dell'opposizione, quindi io mi limitavo, tra virgolette, a fare opposizione, anche se inizialmente avevo più volte dichiarato di voler fare un'opposizione costruttiva, di voler collaborare con i vari assessorati, non solo per il mio territorio, per la provincia di Frosinone, ma in generale per la Regione Lazio. E ho riscontrato invece muri a volte di gomma, muri a volte di cemento armato contro i quali era molto facile andare a sbattere e a farsi male. Comunque la Regione era un fortino. Io ho vissuto l'amministrazione Polverini. Appunto, ci diceva Paris, 6 milioni di euro soltanto per costruire un palazzo è una cifra esorbitante in genere, tanto più in periodi di crisi economica. Qui il comune di Frosinone, Fabio Tagliaferri lo sa come pochi altri, quante e di quali difficoltà soffra il comune di Frosinone dal punto di vista economico, e noi abbiamo qui 6 milioni già spesi, una volta tanto che c'erano, bloccati e totalmente infruttuosi. Com'è possibile? Cioè, che succede? Succede, a mio avviso, questa è una mia interpretazione, ripeto, perché io non sono stata in assessorato, non stavo nell'assessorato. La mia interpretazione è questa: i soldi, le risorse pubbliche, parliamo di risorse pubbliche, quindi parliamo di tasse, cioè, tutti i soldi nostri dei insomma, ecco, tanto, certo. Tanto per chiarire, i soldi. No, va sottolineato perché poi siamo in crisi, non abbiamo i soldi, le amministrazioni ci chiedono i soldi, noi li abbiamo già dati tanti e tante appunto volte fanno questa fine. Quindi parliamo di risorse pubbliche che, tra l'altro, in questo caso, nella maggior parte dei casi, i governi hanno già assegnato alle regioni, quindi questa cosa vuol dire che questi soldi stanno già nel bilancio delle regioni. Certo. Quindi in bilancio ci sono stati messi nei capitoli appositi, però da questi capitoli, per sbloccarli dai capitoli, per fare in modo che ci sia il mandato e fare in modo che dal mandato, dal pezzo di carta, si passi poi alla liquidazione, all'erogazione vera, effettiva delle risorse pubbliche a chi di dovere, ai comuni che poi possono immettere queste risorse nell'economia e quindi creare servizi e far girare anche moneta, far girare l'economia. Lì si crea un fossato. Sì, perché? Però non è soltanto una mancata erogazione dall'inizio. In questo, ma anche in altri casi, c'è un'iniziale erogazione e poi si ferma. Ecco. Perché? Perché? Perché erogare questi soldi, queste risorse pubbliche, a mio avviso, da parte della Regione, in questo caso Regione Lazio, ma ne do un'interpretazione un pochettino più generale,
Significa in qualche modo decidere come effettivamente allocare le risorse, a chi darle, a chi assegnarle. Se è già stabilito, è in bilancio, non è che poi si possa di volta in volta cambiare idea. Quello che sembrerebbe un automatismo, di fatto poi alla fine non lo è, anche se quelle risorse sono state impegnate, perché il bilancio lo prevede, certo, in quei capitoli poi restano lì bloccate, non vengono erogate. L'assessore diceva, siamo arrivati a parlare con l'assessore al bilancio del regionale, ma ci ha detto che c'erano dei problemi. Allora, questo cosa significa? Significa che dare risorse significa cedere potere. Sì, però mi domando, e se lo domanderebbe qualsiasi cittadino, se un'amministrazione stabilisce di destinare dei soldi per un'opera e lo fa, lo certifica, lo inserisce nel bilancio, non c'è, voglio dire, un obbligo di portare fino alla fine questo stanziamento. Può fare come vuole, ecco, la regione, e neanche dare spiegazioni. Anche qui, ecco, l'obbligo e chi dovrebbe controllare gli obblighi, le responsabilità, quindi vorrei parlare di responsabilità, va, delle regioni. Beh, ci hanno provato in tanti, abbiamo visto quello che è successo in Regione Lazio, proprio perché molto spesso le regioni non vengono sufficientemente controllate o comunque non ci sono, in effetti, a parte la Corte dei Conti, organi che hanno un potere così forte da poter realmente, veramente controllare le regioni. Quindi una regione può fare come vuole, può dire inizialmente sì, ve lo faccio fare, vi do i soldi, poi in per teoria le no, disparate in ragioni smette di dare soldi. In teoria no, praticamente sì. Praticamente così, Fabio, sì. Tagliaferri, succede questo, voi cominciate dei lavori, la regione dà tutte le assicurazioni, comincia a dare soldi, poi si ferma e voi rimanete con il cerino in mano. Allora, la domanda... Voi, anche noi rimaniamo col cerino in mano e col palazzo non usato. Sì, l'economia resta, esatto, col cerino in mano. Io a questa domanda posso rispondere sotto duplice veste, perché, esatto, ecco, ahimè, svolgo come professione il funzionario regionale, tra l'altro proprio i lavori pubblici, e succede esattamente quello che sto per dire. Un finanziamento viene stanziato con una legge in un determinato anno. Questa legge prevede che nei primi 3 anni successivi allo stanziamento l'opera dovrebbe iniziarsi e concludersi. Bisogna dirle tutte le cose, per cui c'è una legge, la cosiddetta 88-80, che prevede che allo stanziamento al comune viene erogato da parte della regione un 10%, che servirà alla progettazione, successivamente all'inizio dei lavori il 50% e poi il saldo della spesa finale. Ma se le opere pubbliche che vengono finanziate in un determinato anno, anziché iniziarsi immediatamente, subito dopo lo stanziamento, e concludersi entro il triennio, vengono iniziate dopo 4, 5, 6 anni, il comune non riceverà più i soldi attraverso l'88-80, questo è un caso di specie, adesso spiegami il motivo, attraverso l'88-80, ma attraverso un'altra legge, la 43 del 90, dell'83, sì, no, che questa legge praticamente fa pagare per stati d'avanzamento lavori. Quindi tante cose si fanno e tanti soldi ti do io, regione. Okay, però il punto qual è? È che i comuni, e il comune di Frosinone in particolare, non ha iniziato nessuna opera nei primi 3 anni dallo stanziamento. E quindi è il motivo per cui poi non hanno ottenuto i denari, non solo e non tanto per colpa della Regione Lazio, ma perché la Regione Lazio ti dice, faccio un esempio madre, della Monti Lepini, sì, della Monti Lepini, ti dice, io nel 2001 ti stanzio 15 milioni di euro, se tu mi presenti gli stati d'avanzamento lavori nel 2013, sì, la Monti Lepini dopo 12 però, anni, a parte, no, no, non è solo la Monti Lepini, perché tutte le opere di Frosinone finanziate dalla Regione non sono state, in questo caso è un altro caso. Questo è un caso dove c'è una compartecipazione pubblico statale, Stato-Regione. Stato-Regione. Esatto. Dobbiamo dire che lo Stato ha dato tutti i denari, allora quello che manca succede? È la Regione. Esatto. La parte regionale ha subito quello che ho poc'anzi detto, non sono 3 anni che è stato stanziato questo finanziamento, questo è un finanziamento del 2004-2005, cioè quando la Regione Lazio nel 2004 stanziò questi denari, era, diciamo così, c'era una legge di bilancio che non era come oggi, dove praticamente si lavora per cassa alla Regione Lazio. L'onorevole lo sa benissimo, adesso la Regione Lazio dalla scorsa consigliatura, cioè io ho 1 euro, ti do 1 euro, se non ho 1 euro non te lo prometto. Perfettamente. Prima si lavorava sulla promessa, tra virgolette, okay. Pertanto, che è quello che è successo qui. È quello che è successo qui.
E allora, quindi, che succede adesso? Ecco, adesso che succede? Che tutti i soldi in regione antecedenti al 2007 sono stati radiati, tutti i finanziamenti sono stati radiati. Spieghiamo, che vuol dire? Radiati vuol dire che sono stati cancellati dal bilancio regionale. E allora è destinato ora, a rimanere così? Ora che succede? Che nel momento in cui per alcuni finanziamenti, per alcuni interventi, già c'è il contratto d'appalto con la ditta che deve seguire l'opera, nonostante siano stati radiati, verranno, questa è la promessa della Regione Lazio, verranno rifinanziati questi interventi. Allora noi adesso siamo in una fase di transizione. Ora siamo in una fase di transizione. Aspettiamo che vengano rifinanziati. Rifinanziati, esatto. Però vengono rifinanziati, io voglio dire, adesso sembro quasi che, non si sa se sto parlando da parte del Comune o da parte della Regione, però vengono rifinanziati semplicemente perché i comuni nei primi 3 anni non sono stati in grado di spendere questi soldi. Perché io lo devo sottolineare, perché c'è l'ignavia da parte delle amministrazioni comunali. Qui però noi vediamo, perché io regione non posso, non si può dire in questo caso che il comune non abbia portato a termine il lavoro. Noi, io ero lì sotto. No, non hanno solo conclusi i lavori, non hanno portato a termine i lavori. Per responsabilità, per lungaggini del comune. Per lungaggini del comune in parte, perché questa ditta, cioè qui si tratta di un ATI, di un'associazione temporanea di impresa, tra due società. Una ha realizzato la muratura e l'altra doveva realizzare gli impianti. Tra le due ditte si è aperto un contenzioso e questo, oltre ai ritardi di pagamento, questo contenzioso ha generato i ritardi della realizzazione dell'opera. L'assessore, ex assessore Paris, probabilmente ha dimenticato, essendo passato ormai un anno che non fa più l'assessore, di sottolineare questo aspetto. Ma no, ma con l'ex assessore Paris anche io ho chiesto di ha parlato essere di questo, quanto più chiaro e comprensibile. Ha parlato del contenzioso tra le due ditte? No. Evitando di scendere nel dettaglio per far capire a chi ci ascolta. Ecco, cioè, chi ci ascolta deve sapere che è colpa delle due ditte che stanno litigando il fermo di quest'opera. E allora noi che dobbiamo fare adesso? Ecco, a che cosa intanto un'amministrazione comunale avrebbe dovuto evitare che le due ditte litigassero. Ok, no, adesso l'amministrazione adesso attuale, la farà? Sta facendo già, sta dirimendo, aiutando a dirimere questo contenzioso e negli ultimi giorni abbiamo avviato le procedure per l'allaccio delle utenze e dei servizi. Questo ci lascia ben sperare, perché se si ricompone questo contenzioso tra le due ditte, noi speriamo che quest'opera di consegnare alla città, con la compiacenza ovviamente della Regione Lazio, a questo punto deve ovviamente mandare i soldi. Però questo è veramente un caso di specie. Possiamo dare dei tempi? No, io non do mai tempi perché non dipendono da me. Quanti soldi mancano per completare questo? Non conosco il quadro economico dell'opera, comunque manca ancora un 30% per... Quindi 30% è un terzo di 6 milioni, cioè mancherebbero ancora 2 milioni di euro. Esatto. In più, prima di spendere due parole sull'utilità che avrebbe questa opera, volevo fare un passaggio su quello che ancora manca in quella zona dei Cavoni, che non è stato neanche iniziato, cioè l'area verde. L'area verde non c'è. No, non c'è perché ovviamente questa è la parte che deve realizzare il comune, o meglio, il comune ha preteso che la realizzi la ditta si è resa disponibile a realizzare quest'opera, però ovviamente essendo il cantiere fermo, se è ferma la palazzina è ferma anche la piazza. Questa è solo questa la motivazione. Riguardo a questa palazzina, è il caso di spendere due parole, perché non è soltanto un palazzo, è un palazzo, lo diceva Sergio Paris, che sarà destinato all'edilizia popolare, cioè gli alloggi per chi non si può permettere e il comune li mette a disposizione. Proprio su questo argomento noi qualche tempo fa abbiamo fatto un'inchiesta lunga, 2 puntate, 2 ore e 20, 2 ore e mezzo di trasmissione. Nei vari passaggi c'era stato anche un passaggio proprio con l'attuale assessore ai servizi sociali, Gagliardi, col quale abbiamo parlato appunto dell'emergenza abitativa a Frosinone. Ci sono tante persone che aspettano la casa, non riescono ad averla, sia perché gli alloggi attuali sono saturi e questo palazzo contribuirebbe almeno a lenire questo problema, sia perché, ci diceva Gagliardi, incredibilmente il comune di Frosinone non sa quanti siano gli appartamenti di proprietà dell'ATER. Almeno questo è quello che Gagliardi ci ha detto qualche mese fa. Se nel frattempo lo avete scoperto, ce lo dica, perché saremmo ben contenti. No, l'avete scoperto. Il comune di Frosinone continua a non sapere quanti sono gli appartamenti dell'ATER, si parla sempre di appartamenti popolari, che potrebbero essere affidati ai cittadini. Mm-hmm. Un palazzo del genere, che dispone di tanti nuovi appartamenti, potrebbe dare ovviamente una mano seria a questo problema. Questo è un motivo, credo, di più per velocizzare quanto possibile le pratiche e arrivare a terminare un'opera del genere, al di là dello spreco di denaro pubblico. Ma le motivazioni di un'opera pubblica sono sempre importanti. Cioè non c'è si parla della casa, però. Non c'è una, più importante ma guardi, a Frosinone c'è un centro per disabili.
fermo per lo stesso motivo. Per cui non anticipiamo quello che arriverà. No, per dire che cosa, alla fine è più importante o meno importante di un asilo nido? No, cioè, naturalmente non, è tutto si parla di importanze differenti, però è chiaro che la casa, per chi la casa non ce l'ha, è indispensabile. Posso aggiungere un'altra questione importante a proposito del dialogo, in questo caso tra Comune e l'ATER in questo caso? Sì, ecco, abbiamo sempre detto, adesso si parla tanto anche di abolizione delle province, di creare un'area vasta e in quest'area vasta includere tutti quegli enti, quella miriade di enti che si occupano di aspetti specifici di gestione del territorio, quale per esempio è l'ATER. Ecco, il Comune di Frosinone, correggimi se sbaglio, ad oggi ancora quindi non sa, tu mi dici che non sa effettivamente quanti sono gli appartamenti disponibili, liberi sul territorio del comune di Frosinone dell'Ater. Non sa quanti ne possieda. Esatto, cioè l'Ater non ha ancora comunicato i dati ufficiali. Ecco, non ha, insomma, questa comunicazione sembrerebbe strano, eppure è così. Anch'io quando noi abbiamo saputo, siamo rimasti trasecolati. Tanto abbiamo fatto ripetere più di qualche volta, non soltanto all'assessore, ma anche ad un funzionario. Il cittadino ovviamente non se lo spiega, il cittadino dice ma com'è possibile? L'assessore, logica vorrebbe che l'assessore telefoni al presidente dell'ATER o avanza la richiesta che sicuramente ha fatto. Scritta. Il loro patrimonio. Ecco, dall'altra parte si aspettano, non so, una risposta, questa risposta non arriva o comunque arriva una risposta che poi alla fine non dice niente perché sono impossibilitati, ci sono tante motivazioni per le quali alla fine il dato non è... Tutte ragioni che verrebbe da dire sono insufficienti rispetto all'esigenza di conoscere, tanto ecco, più perché si allora abbiamo però a questo punto un apparato, una macchina amministrativa, vuoi comunale, vuoi in questo caso dell'ATER, con impiegati, con tecnici assunti, tecnici consulenti, che poi alla fine non riescono a dare l'informazione. Senza l'informazione non si può mettere in moto quella macchina amministrativa che poi magari porta all'assegnazione, porta ad identificare, porta a fare una graduatoria. È vero che la burocrazia spesso impedisce l'inefficienza della burocrazia. Non di un dettaglio della burocrazia in sé, a disposizione dell'ATER, ma di quello che rende legittima l'esistenza dell'ATER, cioè la proprietà di appartamenti che l'ATER non deve fare altro che destinare a chi ne ha bisogno. Veramente c'è da rimanere sbalorditi. Il fatto che il comune, l'assessorato competente, resti senza risposta, non solo per un mese o due, ma non ce l'abbia proprio la risposta, è inaccettabile. Allora, la responsabilità in questo caso in capo a chi è, a chi deve essere, chi deve occuparsi di gestire questa situazione, di dirimerla, siccome questo soggetto poi alla fine manca, ecco che tutto resta. No, perché poi noi già vago. Quando ci siamo occupati di questo con l'assessore Gagliardi abbiamo fatto un appello all'ATER affinché faccia che sembrerebbe un ovvio conto che è l'appello, facesse. Noi in trasmissione quasi... più di questo non possiamo fare, no. Non possiamo andare in giunzione. La trasmissione, però appellarsi al buon cuore, alla generosità... No, non al buon cuore, all'adempimento di un dovere. All'adempimento di un dovere, esatto, ma alla fine bisogna quasi venire in una trasmissione ad appellarsi all'ATER. No, non noi è in così... trasmissione possiamo denunciare l'inefficienza. Ecco, denunciare dirlo, ripeterlo, ribadirlo e sottolineare che non è accettabile che certe cose non si facciano. Di una macchina amministrativa che ha dei costi che sommati poi alla fine diventano insostenibili, perché se fossero costi a fronte dei quali ci sono dei servizi, tutto questo avrebbe una giustificazione, ma sono costi inefficienti. Perfetto. E rimanendo in tema di inefficienze e di spese già sostenute senza il risultato che ci si aspettava, vediamo un altro caso, rimanendo nella zona dei Cavoni, ma lo faremo subito dopo l'interruzione pubblicitaria. Siamo ancora ai Cavoni, proprio di fronte al palazzo di cui abbiamo appena parlato, e siamo sulla piastra famigerata. Tante discussioni, tanti anni, nemmeno questa è ancora terminata. Che cosa manca? Allora, qui mancano alcuni tratti e alcune opere che dovevano essere realizzate, di cui una mi ha visto tanto impegnato per la sua recupero e realizzazione, ovvero una scultura
che uno scultore regalò alla città di Frosinone in occasione dell'arrivo di Papa Giovanni Paolo II. Però non manca soltanto questo. Manca no, così. Quello che manca realmente qui alla piastra è il raccordo pedonale e ciclabile appunto con Via del Casone, e purtroppo le risorse sembra non siano state sufficienti ad affrontare quest'ulteriore piccola opera. Questi sono fondi di quale provenienza? Questi erano provenienza regionale come al solito, ma sono stati esauriti. Perciò in questo caso la regione ha dato tutto quello che doveva dare? Credo di sì, ci sono ancora contenziosi in essere da parte dell'impresa che ha iscritto milioni di euro di riserve, nonostante, come vedete, insomma, le opere non è che siano state eccellenti, però purtroppo il progetto e la conduzione ha portato a questo risultato. E allora, per terminare questa opera, chi dovrebbe mettere il denaro? Dovrebbe mettercelo sicuramente il Comune, o chiedere un ulteriore finanziamento, ovvero vedere se al suo tempo dicemmo che forse nell'appalto della Monti Lepini avremmo potuto individuare alcune economie tali da consentire il completamento di questa opera. Fabio Tagliaferri. La piastra dei Cavoni è un argomento che tiene banco davvero da tanti anni, dalla fine degli anni 90 probabilmente. Mancano ancora dei dettagli. Sergio Paris dice che per concluderli deve fare il Comune. I soldi della Regione sono stati spesi tutti, e qui intanto chiedo: se i soldi sono stati spesi tutti, perché mancano dei pezzi? Allora, io sono da sempre stato un oppositore della piastra. La piastra dei Cavoni è un'opera che non serve e non è mai servita a nulla. Ma come la piastra che deve ricucire il quartiere dei Cavoni con il resto della città? Sembrava indispensabile, sì, interi comitati di quartiere. Una follia, solo per chi l'ha pensata. Perché visto quanto è lunga la Monti Lepini, se riteniamo che la piastra sia un'opera utile, avremmo dovuto realizzare una piastra ogni 500 metri, ogni chilometro. Perché ogni zona di Frosinone che insiste sulla Monti Lepini avrebbe diritto ad essere ricucita con l'altra parte di Frosinone. Si fece di fronte alla COP. Diciamo che si è fatta in quel caso perché si voleva facilitare la spesa. Io non l'ho detto, io sto dicendo un'altra cosa. Si voleva facilitare il cittadino dei Cavoni che doveva arrivare alla villa comunale e quindi nel resto di Frosinone. Logica voleva, giustamente, che il cittadino dei Cavoni ci arrivasse alla villa comunale, anche volendo, attraverso l'uso dell'automobile. E dunque il transitare sulla piastra doveva consentire con la macchina, doveva consentire alla persona, al cittadino, di poter arrivare sino alla villa comunale sempre con la macchina. Passando per dove? Per via del Casone. Per via del Casone, sul ponte del fiume, del fiume Rio, che praticamente collega poi con l'altra parte. È stato fatto questo. Il ponte c'è, è stato reso solamente pedonabile. E allora, ora, che cosa si può fare? Qual è la logica di rendere, di creare l'opportunità per gli abitanti dei Cavoni di oltrepassare la Monti Lepini in sicurezza passando sulla piastra, arrivare davanti alla COP e poi comunque dover riprendere la Monti Lepini per andare in direzione Brunella oppure direzione, diciamo così, verso la direzione di Latina e non poter arrivare alla villa comunale? Perché quindi non si è ricucito nulla. I fondi sarebbero esauriti, quelli no, della regione. No, il punto è stato che la politica clientelare fatta negli anni passati ha fatto sì che il ponte, che evidentemente dava fastidio a qualcuno che diventasse transitabile con le autovetture, è stato reso solamente pedonabile. Allora, che si può fare adesso? Ecco, adesso io ho chiesto agli uffici di farmi una relazione sulla carrabilità di questo ponte. Cioè, intanto bisogna capire se il ponte sul via del Casone, se il fiume Rio è un ponte carrabile a tutti. Lì non sono stati compiuti interventi sul ponte. Sì, è stato realizzato un ponte con i soldi della piastra. Perfetto, e allora questo ponte... Capisce qual è la gravità della cosa? Sarà adatto al transito delle automobili? In teoria auspico di sì, perché se io con la macchina posso passare sulla piastra, sempre il ponte finanziato con i soldi della piastra dovrebbe essere sempre carrabile, perché non è che poi posso lasciare la macchina via del Casone, scendo a piedi e vado alla villa comunale a piedi. Certo. Quindi devo arrivare alla villa comunale okay, con la voi macchina. Che cosa state facendo? Adesso noi stiamo capendo se c'è la possibilità di rendere carrabile quel ponte.
E allora è ricucito. Intanto, non ci sono altri soldi che il Comune deve mettere o deve chiedere di nuovo alla Regione? No, per perché all'interno del quadro economico quella è stata un'opera completamente realizzata male, perché i soldi sono stati spesi ulteriormente, quindi non ci stanno più i soldi che diceva Paris per completare definitivamente l'opera, perché hanno cambiato 30 volte le pendenze, va bene? E tutto questo ha generato varianti su varianti e ha generato poi conflitti con la ditta, la prima se n'è andata. E quindi ulteriori spese. Sono tutte spese, tutti soldi buttati, sono tutti, cioè la Regione Lazio non ha nessuna responsabilità sull'opera. No, anche perché Piastra. In questo caso lo diceva già Sergio Paris, appunto, e la Regione in questo caso ha dato tutto quello che doveva. Appunto. No, un altro elemento importante che prima adesso diceva Ferri, varianti su varianti. Beh, io non sono un tecnico, però so bene che si gioca molto su queste varianti. Sì. Perché che cosa possono portare le varianti? Ripeto, io non sono un tecnico, però mi pare di capire, da un po' di esperienza accumulata in questi possono anni, portare che a grazie farli evitare a queste, costi. A queste varianti sono lo strumento attraverso il quale a volte si concretizza quella politica clientelare, sì, di cui tu prima parlavi. Sì. E tramite, in questo caso, queste varianti, il progetto poi alla fine viene saturato. Rischiamo di dire cose che poi possono essere fondate. In generale, quando parliamo di politica clientelare, in questo caso l'ha fatto lei, significa che si è cercato di non dare fastidio a qualcuno che magari non voleva le macchine sotto casa. Che non voleva le macchine sotto casa. Magari. Esatto, ma no, sicuro, senza magari. Quello è un ponte che se io scopro che è carrabile e che i vigili urbani mi autorizzano perché dicono che è stato realizzato. Quanto tempo occorre per capirlo? No, guardi, sto aspettando le risposte degli uffici, io lo apro. Quindi una volta che gli uffici diranno lei dai Gavoni può arrivare alla villa comunale con la macchina il attraverso via del Casone. E dopo tanti anni da meno che tolti di gli uffici non dimostrino che quel ponte non sia carrabile o che perché io la butto così. Non so se avete mai percorso questo ponte a cui mi riferisco. A un certo punto, alla fine del ponte, ha una specie di avvallamento. Potrebbero i vigili dirci: guardi, assessore, che il ponte può sorreggere il peso dell'autovettura, però questa autovettura, una volta che passa il ponte, potrebbe avere dei problemi nell'imbocco della nuova strada. È chiaro. Nel caso del genere dobbiamo citare per danni chi ha realizzato questo ponte, perché lo scopo della piastra e del finanziamento del ponte sul fiume Rio era di mandare l'essere umano che abita ai Cavoni dentro la villa comunale, se vuole, anche non con la macchina dentro la villa, comunque nei paraggi della villa comunale con l'automobile. Ecco, cioè, allora le varianti vanno a snaturare non solo il progetto iniziale ma anche le finalità del progetto, questo probabilmente perché per venire incontro a certe esigenze che non sempre sono prioritarie per il bene della cittadinanza. In questo caso, se è tutto vero questo, è evidente che l'interesse individuale ha prevalso su quello collettivo, come spesso succede in tante opere poi alla fine. C'è un capitolo a parte che riguarda le opere incompiute che ha a che fare con le scuole. Intanto, giusto per chiarire qual è la dimensione di questo argomento, per chi magari di chi ci ascolta non dovesse saperlo, le scuole superiori sono di proprietà della provincia, quelle elementari e quelle e gli asili sono, e le medie sono di proprietà del comune. Il comune di Frosinone, ed è un passaggio importante, ha in affitto varie scuole. Allo stato attuale una. E dove vanno? Bastano gli tutte quelle di proprietà? Comunali, sì. Perché? Dico questo perché si collega a quello che stiamo per vedere, che il Comune ha cercato di realizzare altre scuole di proprietà proprio anche per smetterla di pagare affitti nelle strutture. Però vediamo. Anche perché è aumentata la popolazione scolastica. Sì, però il fatto rimane. Quindi servono nuovi edifici perché servono. Però vediamo che cosa è successo di queste scuole che il Comune aveva cominciato a costruire. Madonna della Neve, la parte bassa della città. Qui siamo proprio sopra a una delle più classiche incompiute, un cantiere fermo. Qui che cosa si stava realizzando? Allora, si sta realizzando una scuola elementare, ovvero il primo lotto finanziato dalla Regione Lazio per la realizzazione di 9 aule su 15, che sarà il totale alla conclusione di tutta l'opera. E i lavori quando sono partiti? 2 anni fa circa. E quindi abbiamo proceduto agli accordi bonari con tutti i proprietari dei terreni, si è conclusa finalmente questa che era una delle parti più dolenti dell'iter di questa scuola. L'opera quanto è costata finora?
Allora, l'opera nel suo complesso mi sembra che fosse di circa 4 milioni e mezzo di euro. Di provenienza? Regionale. Perciò parliamo di soldi pubblici. Che è successo? Perché i lavori sono fermi? Allora, i lavori sono fermi, mi dicono, da un paio di mesi circa, infatti si vede anche dall'erba che è venuta fuori e i vari fiori, ma mi sembra che sia proprio per il mancato provente da parte della regione, quindi mancato finanziamento da parte della regione. La regione ha smesso di dare soldi. Il progetto prevedeva soltanto quello che stiamo vedendo oppure no? No, no, questo è circa il 50% di quello che dovrà essere realizzato, in quanto è il primo lotto finanziato dalla Regione. Poi c'è una richiesta di finanziamento per il completamento fino al raggiungimento appunto di 4 milioni e mezzo, e dove verranno realizzate le altre 6 aule oltre gli accessori, palestre, mense ed altro. La parte restante, quella ancora non c'è, dove dovrebbe essere? Ecco, dovrebbe svilupparsi nella parte verde, più verde, quella dove ci sono alberi da frutto, e quindi dovrebbe estendersi in profondità e contemplare anche una viabilità interna con dei parcheggi, oltre alle strutture e le aule, appunto, che dicevo poc'anzi, sono 6 aule che verrebbero a mancare per conformare 15 aule, quindi per 3 sezioni di scuola elementare. Perciò l'area che vediamo qui, questa verde, è già di proprietà del comune, il comune l'ha acquistata, l'ha pagata inutilmente per ora. Così sembrerebbe inutilmente, però insomma l'importante è aver proceduto alla totale acquisizione. Speriamo che i fondi di finanziamento possano essere reperiti, o magari le casse comunali possano un giorno avere la nobiltà di potersi pagare da sole le opere, e vedremo quindi come completarle. La conclusione dei lavori per quando era prevista? E questa, se avessimo avuto la fortuna di poter proseguire senza interruzione con i lotti in successione, i finanziamenti in successione, quest'anno noi avremmo potuto averla, addirittura si parlava dell'inizio dell'anno scolastico a settembre, queste prime 9 aule. Questa era la scuola che doveva essere costruita nella zona di Madonna della Neve. Prima però di avviare il dibattito su questo argomento, io manderei subito il servizio che abbiamo realizzato in un'altra scuola incompiuta che ancora si trova nella parte bassa della città, e in questo caso anzi era un'opera che avrebbe dovuto avere anche una funzione sociale, perché è in una delle zone più difficili del comune capoluogo. Partiamo con il servizio. Siamo nel quartiere di Selvapiana, dietro la Montelepini e proprio accanto al cosiddetto casermone. Qui doveva essere costruita una scuola. Che tipo di scuola è questa? Scuola elementare, 3 sezioni, 15 aule, palestra, mensa e tutti i connettivi e tutto ciò che serve per un'istruzione che sia del 2013. Attraverso queste nuove scuole, 3 sezioni per ogni scuola nuova, si sarebbe potuto rivedere anche la dotazione di sicurezza di ogni singola scuola e quindi rivedere per intero il piano scolastico del comune di Frosinone. Però è ferma, perché? Per mancanza di fondi, trasferimento di fondi regionali, e quindi anche qui l'impresa, andando in difficoltà anche presso altri cantieri, ha dovuto sospendere le opere. Il finanziamento per realizzare questa scuola elementare a quanto ammontava? Circa 5 milioni di euro, mi sembra 4 milioni e mezzo più una partecipazione dell'amministrazione comunale. Già tutti spesi? Tutti spesi quelli che sono arrivati. Quanti? Ma penso che stiamo vicino ai 3 milioni e mezzo di euro. Questa mancava appunto delle ultime finiture, ovvero quelle che normalmente l'impresa subappalta, cioè si diventa debitore nel momento in cui ha intenzione di voler proseguire le opere. In assenza di finanziamento tutto ciò non è consentito in questo momento di difficoltà delle imprese, e quindi sono costretti a lasciare il lavoro. La parte mancante del fondo, del finanziamento, è stata richiesta ancora. Voi avete sollecitato la regione per averla? Assolutamente sì, anche perché non credo che l'impresa abbia avuto dall'amministrazione comunale le quote di denaro proporzionate a ciò che ha realizzato. Che cosa vi ha risposto la regione? E la risposta della regione è sempre evasiva, che c'era una difficoltà finanziaria che non consentiva, ma che avrebbero provveduto prima possibile.
meno da quanto tempo sono fermi i lavori? Penso da più di un anno, sicuramente. Nel frattempo qualcuno è entrato qui? Sì, sì, la scorsa estate sono entrati sicuramente qui e hanno fatto un bel giro, poi è arrivata la polizia e sono scappati, però insomma sono venuti più di una volta. Ladri? Ladri, sì, sì. Okay. Di notte, chiaramente. Per voi che abitate esattamente qui di fronte, che cosa significa avere un'opera come questa? Beh, non ci sono parole, basta guardare. È un cantiere così, lasciato incompiuto, è tutto abbandonato e naturalmente non possiamo nemmeno affacciarci perché ci sentiamo male soltanto a vedere questo panorama. Con tutto questo intorno, almeno questo si prospettava una cosa carina, no? Di arredo urbano, anche la piazza, il resto invece è rimasto tutto così, incompiuto. Finora si tratta quindi di soldi per il momento persi, eppure questa sarebbe stata l'occasione per il Comune invece di risparmiare parecchio, perché? Sì, assolutamente sì, infatti la scuola di Selvapiana, questa scuola e quella dei Cavoni, era funzionale ad una dismissione totale degli affitti sulle scuole dell'obbligo di competenza comunale, quindi sarebbe per noi sarebbe stato un grosso vantaggio poter avere aule e scuole sicure e seconda cosa risparmiare tutti i soldi di affitto. Ma non solo, ma tutto ciò poteva consentire una razionalizzazione dei siti scolastici dell'obbligo, ovvero svuotarne qualcuno che attualmente risulta sovraccarico e quindi in carenza di norme di sicurezza. Allora, due scuole elementari, la prima è rimasta un cantiere fermo, la seconda è quasi totalmente compiuta, in entrambi i casi però non funzionanti. In entrambi i casi, per quello che ci diceva l'ex assessore ai lavori pubblici, per responsabilità della regione, Anna Maria Tedeschi. Ecco, l'ex assessore Paris ha messo bene in evidenza uno dei problemi che sta vivendo tutta l'Italia per il mancato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare delle regioni, in questo caso Regione Lazio, di quanto dovuto, quanto spettava alle ditte. Devo fermare perché c'è un servizio proprio su questo, cioè parleremo esattamente di questo argomento adesso. Ah, quindi anticipando? Sì, quindi lo stiamo per affrontare. Intanto, per così dire, chiudiamo la discussione su questi casi e poi parliamo proprio di questo aspetto che è cruciale. Questo appunto è il problema, perché adesso io non so quanto era lo stato avanzamento lavori, quindi il saldo, le fatture delle imprese, però se l'assessore dice, l'ex assessore dice che questi soldi non sono arrivati e tante imprese, quando io ero in regione, la maggior parte delle telefonate che ricevevo erano da parte di amministratori, di piccoli e medi comuni, grandi comuni della sociaria, che chiedevano il pagamento di quanto dovuto perché le ditte stavano fallendo. Certo, esatto. Magari lì stiamo presentando di una grande ditta che forse ce l'ha fatta anche a reggere. Però io la pregherei di fermarsi qui perché è proprio questo uno degli aspetti però, che stiamo per affrontare. Però non si capisce come mai, sì d'accordo che adesso con l'amministrazione Polverini il funzionamento era per cassa, però mi pare che qui il ritardo sia notevole, quindi la sofferenza di queste imprese che poi alla fine per i contratti che hanno fatto non hanno nemmeno più l'obbligo di proseguire con altre opere di urbanizzazione, quindi magari alla fine l'opera resta incompiuta anche se si riuscirà a terminarla e non si fanno tutti quei lavori di urbanizzazione che rendono veramente l'opera fruibile e integrata con il territorio circostante, giardini, viabilità e altro. Allora, Fabio Tagliaferri, l'assessore Paris diceva tra le altre cose che è l'aspetto forse più beffardo di questa vicenda, che la conclusione di queste due scuole permetterebbe non solo di portare a frutto soldi pubblici che per il momento sono sprecati, ma anzi di far risparmiare al Comune sugli affitti delle scuole che continua a dover affittare. Lei diceva allo stato attuale c'è una sola scuola che il Comune ha in affitto. Sì, a via Livio De Carolis c'è una scuola in affitto. Però è vero pure ci sono scuole in sovraffollamento, scuole è ovvio, con certo, bambini che fanno lezione nei corridoi. Sì, sì, c'è bisogno di scuole a Frosinone, non è fuori di discussione. E ovviamente noi pensiamo di smettere l'affitto di via Livio De Carolis attraverso anche la realizzazione della scuola di Madonna della Neve.
acquista la vicinanza. Che però è ancora a questo punto, quindi esatto. Che si può fare qui, che succederà? Niente, qui stiamo ovviamente esercitando tutte le pressioni possibili nei confronti della Regione per poter ottenere... Quanto deve dare ancora la Regione? Guardi, il problema non è tanto di quanto deve dare, il problema è che la Regione Lazio in questo momento su quei finanziamenti, come dicevamo, che sono un po' datati, è poco attendibile, cioè finché non si andrà a rifinanziare, proprio a rimettere in bilancio queste somme, c'è diffidenza nei confronti della Regione stessa, perché non è tanto e solo un problema di liquidità di cassa che la Regione ovviamente non ha, è il mantenimento in bilancio della posta stessa che allo stato attuale è stata radiata, no? E niente, non deve succedere niente, deve essere rimesso in bilancio questo denaro e poi dobbiamo andare in Regione a ottenere fisicamente, materialmente, la trasmissione della liquidità dei soldi dalla Regione. Ok, all'assessore Paris, la Regione, come negli altri casi, non ha neanche risposto. A voi ha risposto? A noi risponde nel senso che ci poniamo forse in maniera un po' più diretta, nel senso non bypasso una serie di circostanze, di carte e quant'altro, mi piazzo davanti alla porta dell'assessore e che cerco di ottenere risposte. Che vi hanno detto? E attualmente rispetto a questo nuovo assessore non siamo ancora stati perché ovviamente deve avere il tempo per insediarsi, non è possiamo andare a chiedere ciò che sappiamo che l'assessore ancora non conosce. Però noi auspichiamo che intanto situazioni migliorino dal punto di vista della liquidità delle casse della Regione Lazio stessa, perché ricordiamo che la Polverini ha dovuto comunque fronteggiare il cosiddetto buco della sanità, che si è divorato in l'ira di Dio, nonostante non abbia dato nessun tipo di miglioramento della qualità dei servizi. Però non è così semplice, della qualità dei servizi. Scontato spostare soldi e sono destinati alla realizzazione di scuole per metterli sugli ospedali. Infatti, anche perché si parla di opere già iniziate, che non possono restare assolutamente mausolei nel deserto. Parliamoci chiaro, la Regione Lazio questi soldi deve darli per un motivo molto semplice. Perché il comune di Frosinone, come gli altri comuni, ha un contratto con delle ditte private e questo contratto è stato stipulato sulla base di questo finanziamento che è stato comunicato per vie ufficiali dalla Regione al comune. Questo ora, se la Regione Lazio non dovesse arrivare a trasferire questi soldi, noi evidentemente ci rifaremo sulla Regione stessa. Così come la ditta fa il decreto ingiuntivo nei confronti del comune... Altrimenti anticipiamo quello che stiamo per affrontare. No, però io volevo capire... Soprattutto una cosa, noi qui finora abbiamo parlato, sommando le varie cifre, di più di 10-15 milioni di euro complessivi, di soldi dei cittadini che sono allo stato attuale totalmente sprecati. La Regione tutto questo lo sa. Allora, ogni volta che c'è un passaggio di mano in Regione, da quello che ho potuto constatare, si rimette in discussione. Finché c'era la scorsa amministrazione. Si rimette in discussione, anche con progetti, questi progetti che vanno avanti da anni, insomma, si rimette in discussione quello che è stato o i progetti in essere. Questo non può essere perché c'è un principio amministrativo. Sì, d'accordo, per cui viviamo uno dei momenti più difficili della storia d'Italia per il denaro. Non abbiamo il denaro, le amministrazioni non ce l'hanno, le persone non arrivano a fine mese, poi si scopre che ci sono decine di queste opere devono essere finite, queste opere devono essere ultimate e le risorse assegnate prima con il principio di competenza, poi adesso per cassa, comunque devono arrivare, anche sì, perché no, probabilmente la Regione, quelle risorse sono scorsa, state sapeva che c'erano questi milioni e milioni di euro, 6 milioni nel primo caso, 4 poi, 5 poi. Cioè viaggiamo sui 15 milioni, 20 milioni di euro. Sì, ma spesso le regioni, e in questo caso la Regione Lazio abbiamo visto, ha disatteso tanti principi, tante cose che non dovevano essere fatte, l'abbiamo visto anche in altri ambiti, adesso non voglio rialzare un polverone assolutamente. Bisogno. Ecco, tante cose sono state fatte contro legem, quindi contro la legge, di conseguenza anche opere che erano state in qualche modo appaltate, non si tratta di queste, la Polverini ha avuto il coraggio di abolirle, ha avuto il coraggio, i grandi attori culturali, ha avuto il coraggio di depennare opere che alcuni comuni, anche della provincia di Frosinone, avevano già appaltato, cosa che non si può fare, che è contro la pubblica, cioè contro i principi amministrativi, cose che non si possono fare e comunque sono state fatte. Questo perché le regioni hanno una tale autonomia e così pochi controlli che si possono permettere anche di fare, di stornare e di non dare risorse, prima, perché le risorse vanno da altra parte. Prima di andare in pubblicità, Fabio Tagliaferri, lei lavora anche alla Regione, è così il quadro, è quello che ha dipinto Anna Maria Tedeschi?
In parte sì, io sottolineo l'incapacità di spendere i soldi in tempi adeguati da parte di molti enti locali. Questo non posso non dirlo. Ecco, allora, però questa inefficienza non è un'inefficienza dovuta spesso, come si pensa, a incompetenza, è un'efficienza spesso voluta, dolosa, ecco, e questo fa parte più male. Di tutti. Giusto per rendere più lieve il quadro. No, quello che fa male è che la responsabilità non sia in capo. Quello che fa male è che c'è una cittadinanza che non arriva a fine mese, che paga le tasse, tasse che aumentano, tasse che finiscono in questi posti e che non servono a niente. Esatto. Ma fin tanto paghiamo che non si individua il responsabile del procedimento, sia amministrativo sia tecnico, se non c'è un responsabile e è chiara questa figura, beh, si continuerà a sperperare denaro pubblico. Allora, andiamo con la pausa pubblicitaria, perché poi al rientro affronteremo proprio questo versante della questione, che è già stato in parte anticipato, e cioè il rischio per le ditte che anticipano i soldi, ma non solo, perché anche l'amministrazione comunale di Frosinone, il comune di Frosinone, che è in crisi economica gravissima, lo è anche in parte per queste ragioni. Andiamo con la pubblicità. Rimaniamo nella parte bassa del capoluogo e andiamo a visitare un'altra opera incompiuta, della quale è già stato detto qualcosa, l'ha nominata prima casualmente l'assessore Tagliaferri, un centro per disabili. Ci troviamo nella zona dell'aeroporto poco prima, vediamo che cosa è successo in questo caso. Siamo a pochi passi dall'aeroporto di Frosinone. Questa struttura che cosa è? Questo è il centro sociale integrato. È un centro di proprietà comunale inaugurato circa 2 anni fa, terminato. A che cosa serve? Da chi è usato? Allora, qui sono ospitati, quindi attraverso attività dei servizi sociali del Comune di Frosinone, ragazzi portatori di handicap che hanno necessità appunto di socializzare, di imparare, di fare attività all'interno di questo centro. Il progetto per cui si è realizzata questa struttura prevedeva soltanto questo edificio oppure no? Allora, inizialmente questo era l'unico obiettivo dell'amministrazione. Nel corso degli anni, attraverso richieste di finanziamento, siamo riusciti ad avere 2 finanziamenti per la realizzazione di ulteriori strutture a sostegno di questa principale attività del centro sociale. Le altre strutture sono qui dietro? Sono qui accanto, quindi fanno parte di un unico complesso. Le altre strutture previste dal finanziamento sono queste, questa alla nostra sinistra e quella alla nostra destra, che sono incompiute. Intanto, a che cosa dovevano servire? Allora, queste strutture sono ferme, non sono, diciamo, incompiute, nel senso sono purtroppo ancora non terminate per le solite ragioni della mancanza dei fondi da parte della Regione. Questa alla nostra sinistra è una struttura residenziale per gli utenti del centro sociale integrato, ovvero è una residenza temporanea che potrebbe servire nel momento in cui alcuni utenti hanno la necessità di vedere allontanarsi le famiglie per ragioni varie e quindi possono anche vivere per qualche giorno, dormire e stare qui nel centro sociale integrato. Quindi a chi è rivolto più esattamente? A che tipo di persone? Agli stessi utenti del centro sociale integrato. Questa è una struttura annessa, infatti ci sarà anche un percorso di collegamento diretto che porterà all'interno del centro sociale, all'interno della residenza. Cioè si parla di disabili? Certamente gli stessi utenti, sì. E invece questo alla nostra destra? Verrà gestita dalla ASL, il finanziamento però l'abbiamo ricevuto noi, gestito noi, e abbiamo mandato in appalto congiuntamente a questo centro sociale. Anche questa è una residenza temporanea, è una casa famiglia per problemi, per bambini con malattie di ordine psichico, psichiatrico. Quindi la Regione non ha versato tutti i fondi che doveva versare al Comune? Assolutamente no, penso che qui siamo nel caso in cui non ha versato nulla.
e quindi non abbiamo di che gestire. In genere si provvedeva con anticipazioni di cassa, che in più occasioni l'abbiamo fatto, ma dal momento in cui le casse comunali sappiamo come sono e già da anni stiamo in questo clima, non abbiamo più potuto anticipare e non abbiamo potuto consentire la prosecuzione dei lavori. Alla Regione voi avete chiesto chiarimenti su questi fondi che non arrivavano? Come di consueto, anche per questa opera sicuramente sì. Che cosa hanno risposto? È la stessa cosa. Il progetto prevedeva soltanto la realizzazione di questi due edifici? No, il progetto prevedeva la realizzazione di questi due edifici a completamento di questo centro, con tutte le opere accessorie. All'esterno della parte già realizzata che abbiamo visto all'inizio c'è un'altra transenna. Quella parte di verde che dovrà essere realizzata con lo stesso appalto dei due fabbricati, oltre al completamento dei due fabbricati, con parcheggi, giardini e attrezzature esterne per lo spazio da vivere all'esterno. In poche parole, ci risiamo. Significa questo. A me intanto viene da notare un comune denominatore tra queste opere incompiute. Noi abbiamo visto la prima destinata a chi ha il problema della casa, cioè indigenti. Le seconde, le scuole, erano rivolte ai bambini e in questo caso ai disabili, cioè si parla sempre di categorie deboli. Ma è un caso oppure ci si può permettere di non concludere opere rivolte a quelle fasce sociali che meno hanno la possibilità di reclamare, Fabio Delleferri? Ah, diciamo che un'opera pubblica di per sé deve andare incontro principalmente alle fasce più svantaggiate dei cittadini, quindi è giusto che quando un'amministrazione dà delle priorità, anziché realizzare, diciamo, andare incontro, realizzare delle opere che possano servire a ceti un po' più adeguati, un po' meno indigenti, ovviamente si va ad individuare appunto delle opere che possono dare delle risposte a delle classi sociali che oggi più che mai ne abbiano bisogno. Quindi abbiamo detto diversamente abili, abbiamo detto anziani, diciamo bambini. Quindi bambini. E il punto è che nel momento in cui la Regione Lazio va in crisi di liquidità, proprio il fatto che negli anni le amministrazioni comunali giustamente abbiano dato le priorità a queste fasce più deboli, sono le prime fasce che ne risentono di questa mancanza di liquidità. Allora, in questo caso l'amministrazione attuale che cosa fa? E in questo caso, così come ha detto Paris, si sta facendo tutto il possibile per arrivare allo sblocco di questi... Cioè, concretamente? Di questi, abbiamo scritto delle note, e però, come ho detto poc'anzi, rispetto anche alle altre opere, sto aspettando un incontro con l'assessore al bilancio, sto dando un'altra quindicina di giorni per poter andare appunto ad incontrarlo e far presente... Ma se l'assessore al bilancio dovesse dirvi che i fondi non ci sono, che succede? E il problema è questo, è che noi come comune non abbiamo, l'ex assessore Paris parlava di anticipazioni di cassa, intanto le anticipazioni di cassa non si possono fare per legge ormai e quindi non è più un argomento, se poi avessero fatto con l'amministrazione precedente tutte le anticipazioni di cassa che probabilmente le opere sarebbero finite. Invece evidentemente non sono finite. Però ha detto anche che fino a un certo punto hanno potuto, poi non più. E allora è stato inutile averle fatte queste anticipazioni di cassa, sono servite solamente a mandare in crisi ulteriormente il bilancio comunale. Beh, perché tanto un'opera o è incompiuta... Nel frattempo di incassare i soldi alla Regione e avere la certezza prima di anticipare questi soldi che poi entro... Perché a questo punto hanno creato un doppio problema. L'opera è incompiuta e le casse del comune sono vuote. Il problema non è doppio, entriamo nel vivo di una questione che avete già cominciato a sollevare, sia Anna Maria Tedeschi, sia Fabio Tagliaferri, cioè... sull'impatto economico che tutto questo ha, non solo per il comune, come stiamo per dire, ma anche appunto per le ditte, che era la questione che era già quasi sollevata. Vediamo che succede e che cosa ci ha detto a questo riguardo Sergio Paris. Se dalla Regione non sono arrivati tutti i fondi che avrebbero dovuto arrivare, significa anche che la ditta, che in questo caso ha eseguito i lavori, non è stata pagata del tutto. E certo, è proprio questo il problema, che sembra assurdo, cioè, giustamente ci sono dei contratti che il Comune di Frosinone ha sottoscritto con le imprese appaltatrici che hanno lavorato e vanno in sofferenza. La ditta che non è stata pagata, su chi si rivale? Sulla Regione che non ha trasferito il denaro del Comune oppure direttamente sul Comune che pure magari in questo caso non ha responsabilità? Allora, direttamente ed indirettamente, chi è che è responsabile di queste ripercussioni al Comune di Frosinone? A, perché non può godere le opere di cui potrebbe godere risparmiando soldi a palate. Seconda cosa, il titolare del contratto con le imprese è il Comune di Frosinone. Che cosa rischia il Comune non pagando?
rischia di subire dei decreti ingiuntivi. Pignoramento. Pignoramento dei beni o degli immobili, dei mobili del comune di Frosinone. Però qui due scheletri, per così dire, ci sono, quindi qualcosa la regione avrà dovuto versare per poter realizzare almeno queste strutture embrionali. No, a ciò che mi risulta non c'è stato nessun trasferimento di denaro da parte della regione al comune di Frosinone. E quindi con quali soldi sono state realizzate queste due strutture iniziali? Con i soldi dell'impresa, le anticipazioni dell'impresa, che poi vengono a prendere i soldi man mano che compiono quantità di opere, e quindi a quel punto loro possono prendere soldi. Soldi che non ci sono a disposizione. Perciò tutto questo che vediamo qui dentro, ad esempio c'è anche l'intonaco, ci sono gli impianti elettrici, è stato costruito con i soldi della ditta? Sì, assolutamente sì. Che è creditore nei confronti di chi? Del comune di Frosinone. La matassa si complica, per così dire. Allora, Anna Maria Tedeschi, diceva prima che alla regione sapevate inevitabilmente che ci sono le ditte che per questi lavori incompiuti rischiano di fallire. Il fallimento. La maggior parte del mio lavoro in regione è stato quello di fare interrogazioni, a parte le telefonate, i contatti a volte vani, con tutti i funzionari e gli assessori di competenza. Quante segnalazioni le sono arrivate dalla provincia di Frosinone? Ma non si contano. Decine, centinaia, migliaia? Ma diciamo qualche centinaio, perché poi ogni sempre comune... Sempre di ditte che cominciano, lavori no, pubblici? No, i comuni più che altro, i comuni che hanno appaltato, hanno emesso su delle opere e non riescono a pagare le ditte. Le ditte sono in sofferenza, le ditte piccole, di piccole dimensioni, spesso vanno sull'orlo del fallimento, e ovviamente anche in questo caso il problema diventa di carattere sociale, perché anche la ditta che va in fallimento, il primo a farne le spese è il manovale, certo, è il muratore e poi a catena magari anche il titolare. Con tutti i rischi che stiamo vedendo, rischi di suicidi, rischi di gente depressa, mi dicevano che non so quanti antidepressivi ormai si consumano, quindi il problema diventa economico, ma diventa anche un problema sociale. Ora, quello che dovrebbe essere l'obiettivo della spesa pubblica dovrebbe fare che cosa? Realizzare opere che hanno una grossa valenza sociale. E la spesa pubblica dovrebbe avere anche il compito di immettere denaro in circolazione e quindi far funzionare, far girare l'economia. Succede quindi uno scopo di carattere sociale, uno scopo di carattere però economico. Succede l'esatto contrario. Ecco, sta abbiamo fallendo opere incompiute, in più la spesa pubblica, che pure in Italia ha una rilevanza enorme. Questa spesa pubblica non assolve ai suoi due compiti principali, quello sociale e quello economico. Quindi è una spesa pubblica, diciamo così, autoreferenziale, spendiamo un sacco di soldi pubblici, ma per fare che cosa? Visto che a livello sociale non c'è nessun beneficio e visto che l'economia non gira con quei soldi, perché quei soldi non arrivano. Viene il sospetto perché diventa un'accusa pesantissima, viene il sospetto che questa spesa pubblica serva solamente per pagare tanti, forse troppi stipendi della pubblica amministrazione, alcuni stipendi anche normali se non da fame, ma altri dirigenti, direttori, funzionari, quadri, presidenti e altro, totalmente ingiustificati. È vero pure però che siamo appunto in un momento della crisi tale per cui si comincia a parlare anche del taglio dei grandi dirigenti statali, quindi probabilmente non è neanche tanto con funzionale compensi, a quello, con perché rischiano in prima persona vergognosi, anche a causa di vergognosi, questo. Vergognosi. Fabio Tagliaferri, però il quadro è questo, è davvero complicato e per certi versi pure disarmante. Noi abbiamo visto da una parte quello che è più sfacciatamente visibile nelle strade, cioè opere non complete. Però abbiamo visto che c'è anche molto dietro che non si vede, cioè il comune che è costretto a dover pagare, per esempio nel caso delle scuole, affitti, oppure che non sa dove mandare le persone perché non ha le case da dare per l'edilizia popolare, oppure che non sa come completare opere per le quali ha anche messo in difficoltà delle aziende. Come se ne esce? Il momento è a incastro, negativamente ad incastro. Se ne esce solamente facendo, noi per esempio come comune adesso abbiamo, tutti sanno che abbiamo chiesto di poter accedere al fondo salva comuni. Se dovessimo riuscire a ottenere questo fondo dovrebbero arrivare tra i 10 e i 12 milioni di euro
e questi soldi serviranno, credo che se arrivano alle 10 di mattina, a mezzogiorno non ci saranno già più. Per che cosa verranno utilizzati? Per pagare i debitori. Cioè le ditte, esatto. Queste ditte qui per esempio. Esatto, per pagare i debitori. Per cui speriamo che per esempio con questo, è chiaro che tutta questa è un'operazione che avrà un costo nel tempo. In termini di tasse per i cittadini di Frosinone. Di interessi per questo prestito, perché poi si tratta di un prestito, certo, che il Comune ottiene dallo Stato e per ovviamente eventuali aumenti di tariffe che... Per i cittadini di Frosinone. Esatto. Chiudiamo questa carrellata con davvero l'emblema, non tanto delle incompiute di Frosinone in questo caso, ma delle mai compiute. È una vera ferita nel cuore della città, nella parte alta di Frosinone, ce ne siamo già occupati varie volte. In una delle puntate precedenti dell'Inquisitore abbiamo anche portato il sindaco Nicola Ottaviani sotto a questo scempio che è veramente non degno di una città che voglia dirsi tale. Siamo tornati davvero quasi con uno spirito, in questo caso masochistico, parliamo dei piloni. In particolare la copertura a rete dei piloni non è stata ritenuta idonea per tutelare il valore storico e paesaggistico di quel sito e quindi è stato rimesso il progetto a questo studio di progettazione per trovare una soluzione che fosse omogenea alle direttive impartite dalla sovrintendenza. Nessuno stop, stiamo adempiendo a quelli che sono gli obblighi di legge che prevedono queste verifiche preventive in cantieri particolarmente delicati dal punto di vista storico paesaggistico. I lavori dureranno, secondo il cronoprogramma, 24 mesi. Il promotore conta di finirli prima, ma noi diciamo che il tempo è quello, 2 anni. L'inizio dei lavori io credo che sia ragionevolmente entro la fine della primavera. Siamo davanti ai piloni, testimonianza di un'incuria davvero decennale. Questa struttura, che vanta davvero molti anni di storia, versa in condizioni realmente ignobili, lo possiamo vedere. Furono costruiti nel 1823 addirittura e all'epoca rappresentarono una soluzione architettonica all'avanguardia. A quell'epoca risalgono gli archi posteriori, questi che si vedono bianchi, totalmente malandati. L'altra arcata, quella anteriore, quella gialla, fu invece costruita all'inizio degli anni 60. E le proposte di recupero si avvicendano veramente da decenni. Il risultato ancora però è questo che vediamo. La condizione è pessima, si vede, non sfugge a nessun occhio, anche al più distratto. Ci troviamo davanti a una struttura che è in totale abbandono, pareti che crollano, stucchi che mancano, il calcinaccio è dovunque. Qui fino a pochi mesi fa c'erano anche ancora alcuni laboratori artigianali che ora sono stati chiusi. Sono stati chiusi proprio perché all'inizio di quest'anno, a febbraio di quest'anno, sarebbero cominciati i lavori per riqualificare l'area. Lavori che però si sono interrotti. Nel frattempo però il risultato è questo che vediamo, anzi, se possibile, anche peggiorato nello squallore della zona dalle transenne che sono state montate per lo svolgimento dei lavori, che sono del tutto sospesi. Nel frattempo però Frosinone continua a dover sopportare un esempio di squallore veramente indegno di una città capoluogo di provincia. Questo era un viadotto, poi si è trasformata nell'uso, nel tempo, in lavatoi dove le donne della città di Frosinone venivano a lavare i loro panni, c'erano delle grosse vasche eccetera. Adesso l'unica cosa che è rimasta è arriva ancora acqua. Su questa opera, che rappresenta davvero il simbolo del degrado e delle incompiute di Frosinone, l'ultima giunta ha cercato di rimettere le mani, ha cercato di avviare dei lavori. Che cosa è successo da quando questi lavori avrebbero dovuto cominciare? Allora, intanto la spinta definitiva a questa opera attraverso una procedura di project financing inizia con la prima giunta Marzi, un imprenditore privato forniva le opere necessarie per la trasformazione di tutto ciò in un piccolo centro commerciale.
nella zona. Avrebbero dovuto essere negozi? Tutti i negozi, sì, a due livelli. Di tutto questo quanto è stato fatto? Soltanto le indagini geologiche portate avanti durante la scorsa consiliatura con il sindaco Marini. Non è una mia competenza, perché c'era un assessore che si occupava di opere pubbliche in project financing. Sembrava dovessero partire le opere, poi invece non so quali altri problemi ci siano stati. E perché quindi si sono fermati i lavori? Probabilmente c'era qualcosa che non andava anche dal punto di vista sismico. Stavano portando avanti il progetto anche al Genio Civile, per la parte strutturale ci sono state delle contrapposizioni di tipo tecnico. Io ho saputo soltanto questo, quindi a seguito della recinzione di cantiere si sono rifermati e si diceva appunto che fosse questo il motivo prevalente. Sono stati spesi dei soldi? Spesi dei soldi assolutamente no. Ci sono però anche dei segni chiari di cedimento su queste arcate? Sì, sì, da tempo sono presenti elementi insomma abbastanza preoccupanti, anche se nel tempo non hanno dimostrato di dover come dire peggiorare, però sono cose abbastanza importanti che andrebbero messe veramente in prima attenzione. Noi qui abbiamo voluto ripercorrere piuttosto rapidamente che cosa è successo negli ultimi anni. Siamo partiti dalle dichiarazioni di Danilo Giaccari, che era l'assessore competente di questa operazione, perché era assessore con la delega proprio ai project financing, che era l'operazione che avrebbe dovuto risollevare i piloni. Poi abbiamo visto che cosa era successo quando siamo tornati lì tempo fa, e quello abbiamo trovato invece l'altro giorno uguale, non è successo niente. L'assessore si diceva piuttosto ottimistico, finisce a primavera, 24 mesi, nessuno stop, così non è stato. Ora qui noi potremmo parlare di questo, che peraltro è il nostro pallino, i piloni, per tanto tempo. Non è adesso, non c'è la possibilità di farlo, quindi è veramente un paio di domande. Intanto, prima di tutto, Fabio Dagliaferri, ma com'è possibile? Noi abbiamo nel centro della città uno scempio reale. Voi che cosa volete fare su questo? Quando prima parlavo che molte opere pubbliche non vengono iniziate, comunque vengono lasciate a metà anche per ignavia o incapacità delle amministrazioni locali, mi riferivo esattamente a questo, al fatto che quando ci sono finanziamenti regionali che poi vengono bloccati, di cui viene bloccata l'erogazione, siamo tutti pronti a strillare contro la Regione Lazio e dire che è colpa della Regione che non manda i soldi. Poi quando ci sono delle procedure dove invece i soldi vengono messi diciamo a disposizione da privati, vediamo come nel caso dei piloni che questi stessi interventi comunque non partono, quantomeno rimangono bloccati. Ora, che si questo può fare è un caso qualcosa? Di specie. Cioè, noi ci toglieremo abbiamo dagli occhi questa oscenità? Guardi, noi sabato scorso con il sindaco, il dirigente l'urbanistica, abbiamo fatto un incontro in cui abbiamo fatto il punto della situazione su questi piloni. I piloni sono evidentemente, c'è in animo da parte dell'amministrazione Ottaviani di realizzare quest'opera nel corso dei 5 anni che abbiamo a disposizione. Ora purtroppo la ereditiamo già, in che modo? Già voi condizionata. Che cosa, come vorreste intervenire? Qui davvero dalla fine degli anni 60 si succedono proposte per cercare di rimettere mano a una parte della città che non dovrebbe esistere. Già condizionata da un contratto, cioè il problema di Ottaviani, dell'amministrazione Ottaviani, è che i piloni non sono liberi, cioè è un'opera che ha un vincolo con un privato che ha una convenzione da project financing ereditata dalla precedente amministrazione. Abbiamo chiesto al nostro dirigente di intavolare con questo privato un tavolo di trattativa, di discussione. Quindi si tratta di riprendere quello esatto. Stesso progetto? Beh, la legge è legge. Il progetto prevede negozi, sì. Lì verrebbero però, negozi. Però, visto ciò che è accaduto e che sta accadendo a Frosinone in termini di frane, smottamenti e quant'altro, a giudizio di questa amministrazione di oggi, il progetto, così come è pensato da parte di chi ci ha preceduto, a nostro giudizio è un progetto un po' troppo invasivo. E quindi, voi che e cosa quindi noi vorremmo arrivare a un ridimensionamento del progetto, cioè fare in modo che non si arrivi a scavare oltremodo sotto che vorreste fare? Realizzare sotto ogni arcata una o due attività commerciali su doppio livello. Quindi senza i parcheggi previsti e tutte le altre senza il centro commerciale, senza il centro commerciale, perché lì si vuole allo stato attuale arrivare sin sotto, diciamo così, all'arco Campagioni, quindi tutto largo Turiziani, per andare a realizzare un centro commerciale.
a nostro giudizio noi non ce la sentiamo di realizzare un'opera del quindi genere. Quindi si tratterebbe un po' di rimodulare ripulire, di rimodulare mettere il in sicurezza e mettere dei negozi sotto le arcate, esatto, praticamente. Allora, Anna Maria Tedeschi, lei non è di Frosinone, quest'opera non riguarda la regione, sì, però due parole su uno Frosinone scandalo del genere. Frosinone è la città capoluogo, quindi comunque anche indirettamente la vivo. E il degrado dei piloni dà la misura in generale, parlo in generale, quindi non della mala amministrazione, adesso in questo caso dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione regionale, è un progetto di project financing, quindi è trasversale. Tanto. Certo, dà la misura di quanto sia difficile poi fare una politica del territorio, perché spesso si è parlato di investire nel turismo, si parla di turismo, di intercettare altro, beh certo. Un turista che per caso arrivi a Frosinone e si faccia una passeggiata nel centro della città, turistico per chi sicuramente è non può evitare di passare in questa zona e quindi ammirare questo scempio, questo spettacolo. Qualsiasi politica territoriale si infrange contro scempi di questo genere. Sicuramente. Chiudiamo qui questa prima parte di questo nostro viaggio nelle incompiute del capoluogo di provincia. Ringraziamo per il momento per la loro partecipazione Anna Maria Tedeschi, ex consigliere regionale. Buonasera, Fabio Tagliaferri, assessore. Buonasera ai lavori pubblici, al quale è davvero il caso di fare in bocca al lupo. Grazie. Dal quale però aspettare comunque oneri e onori, risposte concrete e visibili sui casi che abbiamo trattato oggi. L'appuntamento è per venerdì prossimo alle 21:10.